Ciao bimbi! Oggi facciamo insieme questi quadri di primavera. Siete pronti? Che cosa ci serve per farli? Una scatoletta, che può essere anche un tappo di un coperchio della scatola di scarpe. Io ho usato questa qui, che è una scatola dei biscotti. È il sotto della scatola dei biscotti. Un contenitore delle uova di cartone. Poi, io ho questi fogli glitterati per fare i pistilli, ma va benissimo anche dei bottoni, va benissimo anche un classico foglio bianco che voi colorate come più vi piace. Poi per decorarli potete usare le tempere, i pennarelli, i temperelli, le matite, pastelli a cera, quello che avete in casa va benissimo. Un nastro, le forbici, io per fare gli steli ho usato il filo da cucire verde, ma potete farli anche semplicemente con il pennarello, non vi spaventate. E poi ci serve della colla, che va bene quella vinilica oppure la stick normalissima. Siete pronti ad iniziare? Per prima cosa ritagliamo pezzettino per pezzettino i pezzi che compongono la scatola delle uova di cartone. Ecco qui, una volta ritagliati così ogni singolo pezzettino, possiamo decorarli. Io ho questi qui che sono delle tempere, vedete che hanno il pennellino, oppure ci sono, possiamo usare i pennarelli, oppure i temperelli, che sono tipo i pastelli a cera. Bisogna colorare tutto l'esterno e anche l'interno. Nel mentre che i nostri fiori asciugano, possiamo portarci avanti e preparare i nostri steli. Come ho fatto? Ho tolto un po' di filo dalla rocchetta e l'ho semplicemente arrotolato su se stesso, di modo che si veda un pochino di più. Magari qualcuno di voi ha il filo per fare il ricamo e sicuramente ne basterà un pezzettino e si vede sicuramente meglio di questo, oppure semplicemente potete disegnare gli steli sopra il cartoncino. E nel mentre che sempre i nostri fiorellini finiscono di asciugare, ci prepariamo i pistilli. Io ho questo cartoncino glitterato, ma voi potete semplicemente prendere un foglio di carta, colorarlo di qualsiasi colore che voi vi piace e ritagliarlo un pochino in tondo, di modo che poi lo attaccheremo con la colla all'interno del nostro fiorellino. Ok, una volta che i nostri fiorellini sono pronti con i loro pistilli e asciugati, iniziamo ad attaccarli sul nostro quadro. Per prima cosa mettiamo un po' di colla che faccia un po' un percorso, ad esempio. Io uso la vinilica, ma potete usare anche la Brit. Il punto di partenza deve essere più o meno sempre lo stesso. Li facciamo uno un pochino più alto, uno un pochino più basso. E io ho fatto 4 fiori, quindi farò 4 percorsi. Sopra questi percorsi attaccheremo i nostri steli. Una volta attaccati gli steli, in punta ad ogni stelo, facciamo cadere un goccio di colla, ma va bene anche la colla stick, ripeto, che va messa sia sopra il quadro che qua sotto. E appiccichiamo i nostri fiorellini, che andranno un po' pian piano incastrati. Come ultimo passaggio per finire il nostro quadro, tagliamo un pezzettino di raso, facciamo un fiocco e lo andiamo ad appiccicare al fondo del quadretto, di modo che gli steli sembrano partano tutti punti da lì. Ed ecco qua il nostro quadro di primavera finito. Una volta asciugato ovviamente non si vedrà più la colla e avremo il nostro quadretto come quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Spero che sia piaciuto tantissimo e spero di vedere i vostri quadretti al più presto. Un bacio grande, 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 grande.